Eccoci in studio a 7 sera e abbiamo un ospite, Antonio Pini, sceneggiatore, attore e protagonista di Gesso Divino. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, un cortometraggio che parla delle cose importanti della vita. Sì, diciamo il cortometraggio è nato da un'idea di un paio d'anni fa che mi era venuta di rappresentare praticamente la morte come persona fisica, appunto, che si presenta da una persona qualunque, in questo caso una ballerina professionista, si presenta proprio fisicamente a casa sua e chiaramente puoi immaginare la reazione della persona in questione, della Ecco, ballerina, lei è nel l'attore vederlo. protagonista e rappresenta la Io in morte. me rappresento la morte, sì, con questa faccia forse non potevo fare Ma no. diversamente, immagino. Vabbè, battute a parte. E chiaramente, appunto, come le dicevo, si presenta da questa ballerina professionista e questa ballerina chiaramente rimane un po', ovviamente Ecco, lo capisce stupita. subito che si tratta della No, in morte. realtà dice, vedendo questa persona comunque tutta elegante, così dice, senta, ma lei mi seguiva prima, perché c'è una scena iniziale dove io la seguo in questo vialetto, diciamo. E quindi lei dice, questa figura così inquietante che mi segue, ma lei chi è? La morte non le dice niente, dice, ma provi a indovinare chi posso essere. E allora c'è subito una battuta dove lei dice, guardi, io le tasse le ho sempre pagate, quindi se lei viene qui per un discorso, diciamo, di riscossione, no, ovviamente ironica la frase. E a questo punto la morte comincia a dirle delle cose, dice guarda, io so chi sei, tuo papà si chiama Tizio, tua mamma fa questo, e lei come fa a sapere tutte queste cose? A un certo punto la morte le dice guarda, preparati perché a mezzanotte dovrai venire via con me. Vediamo Questo qualcosa del è. cortometraggio, Va magari bene, ne vediamo un minuto e poi proseguiamo volentieri, a volentieri, raccontare. d'accordo. Il giorno è uno qualunque. Una casa, una ragazza di nome Chiara, ha circa 40 anni, ballerina professionista, anche lei fa parte della scena autunnale. Un insignificante elemento di questo mese dove ogni cosa sembra decadere. Un'anonima donna qualunque la cui vita è una trama tessuta in palestre. Ma non passeranno molte ore e la signora Chiara avrà ben altro a cui pensare. Dovrà trattare tra la vita e la morte. Il suo problema sarà solo uno: sopravvivere. Allora, abbiamo visto la protagonista, diciamo la persona che è oggetto delle attenzioni della morte. Esattamente, la ragazza appunto si chiama, come avete visto, Stefania Pacchiega, è effettivamente una Una ballerina. ballerina professionista, esattamente, anche cantante, e questa è una casualità, ovviamente. Ci sono altre persone che Ci sono partecipano al altri progetto, personaggi, abbiamo visto che si sì. chiamano personaggi. Personaggi cerca l'amore, un titolo così, in quanto è legato, ripeto, al primo cortometraggio che avevamo fatto, proprio il primissimo, che si chiama Vite senza amore. Quindi da lì abbiamo pensato, volevamo darci un nome, diciamo, simbolico, tra virgolette, e ci è venuto questo di personaggi in cerca d'amore. Ecco, detto questo, sì, ci sono altri personaggi, perché poi c'è, dunque, nel corso del film e del cortometraggio c'è sempre questo dialogo tra me e la ballerina. Lei a un certo punto capisce chi sono, Lo capisce che capisce da sola. sono, capisce da sola che sono la morte. Ma perché lo capisce? Perché pochi minuti prima le suonano il campanello e c'è il vicino di casa che entra e le chiede: guarda, hai due uova, un po' di zucchero, degli E ospiti. non vede chiaramente la morte lui. Esattamente, dice: ma vedi questo signore qua? Dice: ma
hai le travegole, io non vedo niente, ma dammi queste uova che usciamo. Impersonificato questa parte da Pietro Lavanga, che è il regista. Quindi dopo magari lo vedremo. Esattamente, regista molto bravo, professionista. E, la trama si evolve nel momento in cui lei capisce chi sono, e la morte, appunto, ci sono appunto una serie di dialoghi che comunque dovrebbero, appunto, chi avrà modo di vederli capirà meglio, e a un certo punto la morte dice: senti, guarda, questa è la tua ora, mezzanotte, ti prepari, devi venire via con me. Lei ovviamente dice: no, sono giovane, ho ancora tutta una vita davanti, ma perché di qui di là? Giustamente, come lecito che sia. E a un certo punto le dice: no, io non vengo, farò di tutto per non venire, è impossibile. A questo punto la morte la guarda e le dice: bene, allora mi obblighi a prendere una decisione drastica. La scena successiva è quella di suo marito, che suo marito non si capisce bene, ma dopo sì, è a letto, probabilmente con una piccola influenza, e c'è questa inquadratura del marito che comincia a chiamarla, sta malissimo, è peggiorata, e quindi si capisce che c'è un qualcosa che di inspiegabile, sta succedendo qualcosa di inspiegabile, perché una semplice, non so, qualche linea di febbre sta diventando una cosa, diciamo, molto più grave, più pesante. A questo punto entra il medico. Il medico controlla e dice: cavolo, effettivamente, ma è una cosa incredibile. Ecco, sospendiamo qua. Allora, perché avete deciso di chiamarlo Gesto Divino? Gesto Divino perché è, diciamo, il finale dopo. Lo raccontiamo dopo. Allora, vediamo un altro pezzo. D'accordo. Mezzanotte tornerò. Forse è meglio che vado a chiamare un dottore. Cosa posso fare? Come vedi, mi sta molto male, io non so più che cosa fare. Aiutami tu, ti prego, da medico. Ma ha la febbre altissima. Sì, è peggiorato. È proprio altissima. Beh, io direi che per questo momento magari sarebbe opportuno dargli una cardiaspirina. Vai. E poi sai cosa ti dico? Sarà il caso di aspettare un attimino, un po' di tempo, e poi vediamo cosa succede. Che ne dici? Diamo di tempo, mamma mia, che Dio provveda. Lasciamoli in pace, Cicu. Spegna le luci, va? È l'ora dell'appuntamento, sono venuto a prenderlo. No, ti prego, ci ho pensato. Prendimi, credimi, è giusto così. L'uomo troppo, non puoi portarlo via. Poi con me potrai avere una donna mille per mille. Sono sempre stata onesta, ho sempre lavorato. Sono sempre stata una donna così molto buona. Prendimi, ti prego. A questo punto lei... Il gesto divino, perché comunque la protagonista dice: senti, no, se la mia ora è giusto che tu prenda me, anche perché poi amando tanto chiaramente il marito, è pronta a sacrificarsi, come giusto che sia. Ma a un certo punto cosa succede? Mentre la morte sta con la mano prendendola per portarla via, perché è arrivata mezzanotte, arriva un angelo. C'è un angelo che è personificato da questa ragazza molto bella, bionda, Monica Malinowska, che è una ragazza che già ha avuto molte esperienze nel campo, diciamo, dello spettacolo, è cantante, attrice, ballerina, e intercede, dice: guarda, no, io sono stata chiamata per intercedere per la ragazza, per Chiara, quindi è giusto che lei non parta. A questo punto la morte si trova faccia a faccia con la vita, tra virgolette, con l'angelo,
E come in tutti i finali dei film che si rispettino, che debbano finire bene, poi c'è, ecco, vedi, lì si vede magari, ecco, come ci sono delle scene, e l'angelo dice: no, guarda, una ragazza brava, buona, eccetera, eccetera, è giusto che rimanga sulla terra. E la morte dice questa frase, perché comunque ha passato molto tempo, quasi tutta una giornata con questa ragazza, e dice: guarda, anche la morte, che uno ci crede o no, ha comunque un minimo di compassione, e si era quasi un po' affezionato, diciamo, a questa figura molto altruista, molto buona. E dice: guarda, in milioni di anni questo sarebbe il quinto caso, dice, dove io posso fare un'eccezione e parlare, tra virgolette, con i miei superiori, quindi con qualcuno in alto, per far sì che tu possa rimanere qua. E quindi effettivamente la ragazza rimane, continuerà a vivere una vita normalissima col proprio amato, e quindi con, diciamo, un finale a lieto fine, come credo sia giusto, uno, che sia. Giusto che sia, che uno che si aspetti. Questa è detta proprio riassumendo molto. Parliamo, abbiamo pochissimi minuti, certo, dei vostri progetti futuri. Allora, progetti futuri. Intanto abbiamo già fatto un altro cortometraggio, questo è comico, quindi è in fase di montaggio, e non so se avremo occasione, magari molto volentieri ve lo presenteremo. Volentieri sarete nostri grazie ospiti. Mille. E poi ne facciamo adesso un altro che inizieremo ad aprile, questa è più che altro una commedia. E la differenza rispetto a questi due è che non è più girata, diciamo, solo in una casa, perché quindi solo con due o tre interni, protagonisti, certo, principali. Abbiamo degli esterni, abbiamo dei personaggi secondari, e quindi sarà, diciamo, un pochettino un po' più frizzante e dinamica, diciamo. Dobbiamo anche chiudere, perché il nostro tempo è finito. Certo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Buona serata ai telespettatori. Arrivederci. Da 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 da